La musica come speranza, anche per chi, travolta da esigenze finanziarie, finisce vittima dell'usura. Un concerto nella chiesa di Santa Croce a Bari e un compact disc sono il simbolo con il quale la Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici vuole rinnovare il proprio impegno nella lotta contro una piaga che in tempo di crisi diventa ancora più pericolosa. Solo in Puglia, nel 2009, i pignoramenti sono cresciuti di oltre il 23% rispetto all'anno precedente. Un dato che induce il presidente della fondazione, Monsignor Alberto D'Urso, ad invitare tutti a non abbassare la guardia. La crisi economica è sotto gli occhi di tutti, il problema anche delle bollette è sotto gli occhi di tutti, oltre che del pane quotidiano, del fitto di casa, della perdita della casa e della perdita del lavoro. Se possiamo dare alle persone che non hanno voce un pizzico di speranza, ma accanto alla speranza un pizzico di aiuto concreto, credo che la serata non è stata sprecata. Musiche di Rossini, Beethoven, Mozart, nel concerto dell'Orchestra Sinfonica della provincia di Bari, diretta dal maestro Giovanni Pelliccia. Orchestra che è tra i protagonisti anche dell'album Concerto per l'Eucarestia, i cui proventi saranno devoluti per la tutela delle vittime di usura. Aver fiducia almeno in questo volontariato che è fatto di professionisti e che vive la gratuità non soltanto dedicando del tempo, ma finalizzando anche la propria professionalità, perché si sia ben consigliati a non fare passi sbagliati o passi più lunghi della gamba.